ben riesumati Krampus delle festività. In questo Natale un po' particolare, io e Silver abbiamo deciso di regalarvi un qualcosa di speciale, ovvero abbiamo riunito gran parte dei narratori che avete già avuto modo di conoscere sul mio canale per farvi dei tenebrosi e sentiti auguri. Vai con la carrellata. I rami si mossero al passaggio della creatura, mentre l'aria si fece più fredda e rarefatta. Gli occhi della belva si illuminarono, pronti a ghermire le decorazioni e... Villetta? Guarda che questo è uno speciale natalizio, non un mio racconto. Ah, scusa, è che mi sono confusa, sai, Natale, Zelcore, ho finito per fare un mashup di un racconto horror di Natale. Augurissimi a tutti i misteronauti di Zelcore, da Lilletta e Indy. Salve a tutti, ascoltatori. Io sono Patrick, del canale Audio Raccontando. Ringrazio Zelcore per avermi chiesto di partecipare a questo video e ringrazio anche voi per l'assiduità con cui continuate a seguire tutti noi narratori e scrittori del tubo. Finalmente questo 2020 sta volgendo al termine e nella speranza che il prossimo possa essere un anno di ripresa e di quiete per tutti noi, vi voglio augurare un buon Natale e un felice anno nuovo e, perché no, un buon ascolto per i prossimi mesi in nostra compagnia. Tanti auguri! C'era una volta una giovane donna che, non avendo niente di meglio da fare, decise che forse era arrivato il momento di cercarsi un hobby costruttivo. Dopo essersi spremuta lungamente le meningi, prese un martello e la folle decisione di squarciare finalmente il suo salvadanaio a forma di porcellino che aveva ricevuto in dono il giorno della sua prima comunione. Per inciso, l'ultima volta che aveva messo piede su suolo consacrato. All'interno del simulacro erano contenute tante sonanti monetine e la giovane donna decise di acquistare un microfono e un paio di gigantesche cuffie. Fu così che iniziò la sua avventura di narratrice. Un giorno, navigando in internet, si imbatté in un bellissimo canale di audio racconti, Zelcore, storie horror e del mistero, e divenne una delle sue narratrici. Ragazzi, ciao a tutti, io sono Rosanna del canale Chiacchiere e Audiolibri di Rosanna Lia. Vi abbraccio tutti, buone feste, ciao! In attesa di nuovi ed intricati misteri da risolvere e nuove terrificanti storie da ascoltare, volevo augurare buon Natale ai demoni, agli spiriti e a tutti gli ascoltatori del grande Zelcore, il mastro di penna. Dagli audio racconti by Dami, Bon Noël, mes amis. Ah, accidenti a tutti questi speciali natalizi. Sono stufo di risentire Dickens ogni anno. Per fortuna è uscito un nuovo racconto di Zelcore. Dal fantastomondico a tutti gli iscritti di Zelcore, storie horror e del mistero, buon Natale. Ben arrivati a tutti. Allora, questo è un piccolo e breve video messaggio. Sì, scusate un po' per la confusione, ma ci sono dei personaggi miei e di Zelcore, o meglio, che ho interpretato, che si sono manifestati in casa mia, così, un po' a caso, come fanno solitamente. Detto questo, questo è un piccolo e breve video messaggio per augurarvi a tutti buon Natale e buone feste, e sperando che il prossimo anno cominci meglio di come sta finendo. Ciao ragazzi, dal vostro Pilgrim. Ebbene sì, anche Axel, l'oste della locanda della tormenta, ha paura dei racconti di Zelcore. Un augurio di buon Natale e serene feste. Ciao a tutti, sono Lorenzo Pieri del canale Audiolibri Lorenzo Pieri. Volevo augurare a tutti voi che ci ascoltate fedelmente il migliore dei Natali e un anno nuovo, soprattutto migliore di quello che è appena trascorso. Continuate a seguirci e auguri a tutti. Salve a tutti, famelici ascoltatori di Zelcore. Anche Vir vi fa tantissimi auguri di un buon Natale. Questo è stato un anno particolarmente complicato e difficile. Nel nostro piccolo abbiamo cercato di portare tutti quanti noi narratori e scrittori intrattenimento, allegria, qualche risata forse o qualche riflessione. Mi auguro che sia stata una cosa gradita e non vi preoccupate, continueremo a farlo. Ancora tantissimi auguri! Ciao a tutti, io sono Zero, o come mi ha definito Zelcore con un soprannome che mi piace molto, il musico delle ombre. Da qualche mese collaboro appunto con Zelcore e altri narratori
a scrittori anche, per la produzione di audiolibri. Io mi occupo della parte musicale, quindi troverete un po' di tracce sul mio canale, spero vi piacciono, alcune anche a tema natalizio. Il 2020 volge al termine. Per me, da una parte, è stato un anno fortunato, perché mi ha permesso di entrare in contatto appunto con un sacco di narratori, un sacco di scrittori, ed entrare a fare parte di questo mondo che è il mondo dell'audiolibro e della narrazione, che è stupendo secondo me. Quindi tanti auguri per un 2021, speriamo, migliore dell'anno che ci lasciamo indietro. E tanti auguri a voi che ci seguite, tanti auguri ai miei colleghi e amici narratori, tanti auguri a Zelkor e tanti auguri a chiunque veda questo video messaggio. Ciao, io sono Valentina, la voce narrante del canale La Musi Favolista. Ciao, io sono Massimo del Salotto del Terrore. Anche noi siamo collaboratori e amici di Zelkor e ci teniamo ad aggiungerci ai nostri colleghi per farvi i nostri più cari e sinceri auguri per un fantastico e sereno Natale 2020. Basta, tutto qua. È tutto qua, gli auguri dobbiamo fare. Trucco, parrucco. Ma non è che devo fare la cretina ogni volta che c'è da fare un filmato adesso? Vi state prendendo un po' bene con questa storia della signorina Buonasera, mi pare, eh? Com'è che si spegne qua il filmato? No, aspetta, aspetta. Cosa? Dai un'occhiata qua. Cos'è che c'è scritto? Buonasera. Anche noi ci teniamo ad aggiungerci al coro degli auguri per sua entità Zelkor e mi raccomando, non fate i bravi e ascoltate un sacco di racconti horror per questo Natale meraviglioso. Buon ascolto. Hai detto veramente meraviglioso? Sì, ci sta, è bello, vero? Buona. Meraviglioso? E siamo giunti alla conclusione. A me e a Silver non resta altro che augurarvi un grandissimo Natale e un prodigioso anno nuovo, speriamo migliore di quello che abbiamo appena lasciato. Ci rivediamo al prossimo video.